Vienna 1945, la guerra è appena finita, la città è semidistrutta, dappertutto macerie. Un vecchio signore ebreo entra in un caffè, si siede a un tavolino e ordina al cameriere un caffè, un bicchierino di schnapps e una copia del Völkischer Beobachter, l'organo ufficiale del partito nazista. Con grande imbarazzo e parlando a voce bassa, il cameriere dice al signore ebreo: «Mi scusi, mio buon signore, quel giornale nazista orribile, non esiste più, non si pubblica più». Il giorno seguente, lo stesso signore ebreo entra nello stesso caffè e di nuovo ordina allo stesso cameriere una schnapps, un caffè e una copia del Völkischer Beobachter, l'organo ufficiale del partito nazista. Con maggiore imbarazzo del giorno precedente, il susiegoso cameriere dice al vecchio signore ebreo, parlando tra i denti: «Mio buon signore, già ieri le ho detto che quell'orribile foglio nazista non esiste più, non viene più pubblicato, non si può». Questa scena si ripete esattamente identica per ancora 20 giorni. Tutte le sere alla stessa ora, fino a quando il cameriere rompe il suo sussiego e domanda al vecchio signore ebreo: «Mi scusi, gentile signore, sono 20 sere che lei viene qui puntualmente alle 6, mi ordina il suo caffè, la sua schnapps e quell'orrendo foglio nazista, il Völkischer, e sono 20 giorni che tutte le sere io le rispondo che quell'orribile foglio, quel giornale maledetto, non esiste più, non si può. Perché, mio buon signore, lei continua a chiedermelo?» E il vecchio signore ebreo risponde: «Oh, ma è proprio per questo, caro signor cameriere, proprio per questo, per sentirmi rispondere tutte le sere che quell'orrendo foglio nazista non esiste più».